Ciao a tutti cari amici di YouTube, adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea. Intorno all'anno 1922 c'è stata qualcosa che ha sconvolto molte persone, ovvero la maledizione di Tutankhamon. Innanzitutto noi sappiamo benissimo che questo faraone era morto intorno ai 20 anni, ma già aveva una corporatura fragile, già era malato di suo e secondo molti ricercatori era morto dopo aver preso un'infezione da cadendo da cavallo, dato che in quel luogo così arido bastava una piccola infezione per far morire qualcuno. Il nome Tutankhamon significa ad immagine di Amon, che era il dio del sole in quel periodo, dato che il padre Akhenaton aveva fatto mettere il culto del dio sole. Ovviamente anche Ra era considerato il dio della testa di falco, era considerato un dio dedicato al sole. Ma Akhenaton, il padre di Tutankhamon, che principalmente si chiamava Tutankhaton, poi lui stesso cambiò il nome in Tutankhamon. Il padre Akhenaton ha fatto il monoteismo in Egitto. Tutti dovevano venerare un unico dio, il dio Aton, che così come Ra e così come Amon era il dio del sole, che doveva essere molto venerato in Egitto. Abbiamo già detto che era poi il figlio di Akhenaton e della regina Nefertiti. Dicono che non ha dato nessuna eredità. E allora il regno fu passato a una sorellastra di Tutankhamon. E questo faraone ha avuto dell'incredibile dopo la morte. Si parlava tanto di questa maledizione, ma ad aver nutrito di questo problema era stato proprio uno scrittore britannico, Sir Arthur Conan Doyle. Lo stesso scrittore del romanzo giallo Sherlock Holmes era un illuminato, era un amante dell'esoterismo ed era un amante del mistero e allora aveva nutrito per fare propaganda di questa maledizione. Ma poi andremo a capire meglio questa maledizione qua. Lo stesso scrittore che ho nominato prima si conosceva con il conte di Carmavon, Lord Carmavon, che il vero nome era George Herbert, già era malato per conto suo, già aveva una salute malmessa ed era lui che aveva finanziato il viaggio al capo della spedizione, un archeologo, Howard Carter. Si dice che lo stesso Carter, quando arrivò con il suo canarino, che era il suo animale domestico, questo uccello venne divorato da un cobra. Il cobra è simbolo della regalità egizia e allora gli esoteristi, gli occultisti, hanno visto questo come un segno di maledizione. Ma non finisce qua. Questo perché sulla tomba di questo re c'era scritto: la morte sopraggiungerà su rapide ali per colui che disturba la pace del re. Ma questi archeologi non avevano dato retta a questa frase e poi lo stesso morirono, come tutti quanti noi. Allora, ora approfondiamo del fatto di Lord Carnarvon, ovvero George Herbert, il quarto conte della città
Carnarvon, era morto un anno dopo della scoperta di questa tomba o sarcofago. Il sarcofago è una bara, dice che la tomba è la piramide stessa. Dopo che hanno scoperto questo sarcofago, hanno capito anche che il sigillo era completamente intatto, a differenza degli altri faraoni, che il sigillo di chiusura del sarcofago degli altri faraoni non era del tutto intatto. Non so se ho detto già il fatto che Tutankhamon significa ad immagine del dio Amon, quindi l'ho ridetto, e mo siamo a dire il fatto che Lord Carnarvon morì di un'infezione che poi divenne una polmonite ad un anno dopo dalla scoperta. Questo perché? Perché lui era stato punto da un insetto in Egitto e dopo un anno che si rasò la barba fece riaprire la ferita e quindi morì tramite un'infezione che poi divenne polmonite. Altro, Howard Carter, il capo della spedizione, morì 17 anni dopo, e già era anziano per conto proprio, semplicemente di una morte a letto. Anche la figlia di questo conte, Lady Evelyn, vissuta dal 1901 al 1980, morì a 87 anni dopo aver scoperto nel 69 questa tomba, questa bara, che poi era un sarcofago. Altri, Arthur Crutman, che era un collaboratore, morì 6 anni dopo, ma era già anziano per conto suo. Harry Barton, fotografo, morì 18 anni dopo. Arthur R. Callender, ingegnere e disegnatore, morì 14 anni dopo la scoperta. Percy Newberry, egittologo, 27 anni dopo la scoperta. Alan H. Gardner, egittologo e filologo, morì 41 anni dopo la scoperta, ma era già adulto quando ha scoperto questa bara, questo sarcofago. Alan H. Gardiner, egittologo e filologo, 41 anni dopo. James H. Brester, egittologo storico, 13 anni dopo. Walter Hausen, architetto, 37 anni dopo. Lindsley Fothall, architetto, 47 anni dopo. E Richard Adamson, che era un poliziotto, morì 60 anni dopo. Quindi già il fatto che morirono in tarda età e dopo molto tempo, a parte il finanziatore, ma ho già detto il motivo, non esisteva proprio questa maledizione. Era semplicemente perché in quel periodo c'era questa passione di raccontarsi storie dell'orrore, un po' come adesso su YouTube che si parlano delle creepypasta, degli SCP. Così in quel periodo, verso la fine del 1800 e gli inizi del 1900, molte persone amavano raccontarsi tra di loro racconti horror. Per questo la maledizione di Tutankhamon è stata semplicemente una leggenda metropolitana ed è stato semplicemente un modo per fare propaganda, ma grazie a loro questo faraone è diventato il più famoso di tutti i tempi, quindi grazie a questa leggenda. Il sarcofago veniva chiamato, anzi la stanza dove c'era questo sarcofago era chiamata KV62. Bene amici, prendete tutto quello che vi ho detto a pari di teoria o favola moderna, fatemi sapere voi cosa ne pensate riguardando la storia di Re Tutankhamon, questo faraone che mi ha appassionato molto per la sua vita
per il suo mistero. Fatemi sapere la vostra opinione. Bene amici, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.